Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli che possiamo permetterci. Nell'ultimo TG Poro vi ho elencato un po' tutte le offerte che sono state proposte sulle varie piattaforme in occasione delle vacanze natalizie. E oggi, in questo video ricchissimo, ci concentreremo sui saldi eShop di Nintendo Switch per capire quali sono effettivamente gli sconti meritevoli di essere presi in considerazione. Il tutto, ovviamente, appoggiandoci a Deku Deals, che è proprio la salvezza di noi poracci. Come al solito vi invito a fare le vostre segnalazioni nei commenti e scrivete pure se acquisterete qualcosa. E se siete nuovi vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like, ma soprattutto a darmi i soldi. Poi se siete in cerca di un regalo fisico e non digitale dovete assolutamente guardarvi il sito di Otoji Retro Games, che è un po' il paradiso per il collezionismo videoludico. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Come ogni video dedicato agli sconti sull'eShop, devo introdurvi brevemente cos'è Deku Deals e perché lo utilizziamo. Se è l'ennesima volta che vi sorbite questo tutorial, vi ricordo che il video è diviso in capitoli e potete skippare direttamente alla prossima sezione. Detto questo, cos'è Deku Deals? Beh, Deku Deals è una piattaforma che permette di navigare con estrema semplicità il database di Nintendo eShop. Questo perché lo store digitale di Nintendo Switch è dispersivo, lento, controintuitivo e probabilmente se potesse parlare avrebbe pure un tono di voce fastidiosissimo. Mentre grazie a Deku Deals è possibile affinare le proprie ricerche con estrema semplicità, scoprire al volo tanti dettagli sui titoli presi in esame e crearsi anche le proprie wishlist. Per esempio, guardate cosa succede andando su una pagina prodotto. Innanzitutto, la cosa più importante, l'informazione fondamentale, abbiamo lo storico dei prezzi. E questo ci permette di capire se il prezzo a cui viene venduto adesso in sconto il gioco è effettivamente conveniente rispetto a quello che si è visto in passato. In questo caso abbiamo un lowest price ever, perché è il prezzo più basso di sempre, perché come possiamo vedere è la prima volta che Axiom Verge viene venduto a così poco, ovvero a 4,49. Ma oltre a questa sezione importantissima abbiamo anche poi il lato di tutta l'esperienza Deku Deals, dove ci sono i dettagli relativi al gioco e che ci forniscono immediatamente tante informazioni fondamentali per capire al volo se un acquisto può fare al caso nostro. Abbiamo ad esempio il genere del gioco, il numero di giocatori supportati, quindi se il titolo è pensato per il multiplayer in locale o online, in questo caso Axiom Verge è un gioco single player, sappiamo chi lo ha sviluppato, quanto pesa il download, quali sono i voti Metacritic e anche quanto ci si mette a finire il gioco seguendo le statistiche prese direttamente da How Long To Beat. Ma la cosa che so essere proprio imprescindibile e fondamentale per tanti di voi, possiamo sapere immediatamente se il gioco è stato tradotto o meno in italiano. Quindi per quelli di voi che colpevolmente ancora non sanno l'inglese, questa è proprio la prima cosa da guardare subito, immediatamente. Detto questo, quindi, direi che possiamo iniziare a farci un po' una scorpacciata di sconti applicando qualche piccolo filtro alla nostra ricerca. Innanzitutto andiamo nella categoria Hottest Deals, ovvero gli affari del momento, clicchiamo su View All e poi scegliamo come formato il digitale, togliamo dall'equazione i giochi fisici. In questo caso non applico ulteriori filtri, però vi segnalo che gli sconti più interessanti, come abbiamo visto prima, sono quelli indicati come lowest price ever, mentre se leggiamo da qualche parte matches previous low, significa che in realtà questo sconto si è già visto in precedenza. I titoli in questa sezione sono quasi 2000, noi non li andremo a vedere tutti quanti, ma cercherò insomma di accompagnarvi nelle prime 10 pagine di questa fantastica avventura. E che ci dice la prima pagina, che poi è quella diciamo con le offerte più importanti o quelle diciamo più appetitose? Beh, iniziamo subito con la Diablo 3 Eternal Collection, 19,79, non è pochissimo, però comunque si tratta del prezzo più basso di sempre e soprattutto è anche un pochino più bassa rispetto all'edizione fisica. Se vi piace il gameplay in stile Diablo, il terzo capitolo è validissimo anche su Nintendo Switch, però non so, io è un tipo di gioco da cui mi sono dovuto disintossicare, quindi se siete già delle persone che hanno poco tempo o che comunque hanno un po' di fatica a ritagliarsi lo spazio per videogiocare, attenzione a questo tipo di giochi che veramente può diventare un buco nero dove perdere... Qui dice dalle 20 alle 40 ore, ma insomma si supera tranquillamente il centinaio di ore.
Axiom Verge, io ho l'edizione fisica, la Multiverse Edition o qualcosa del genere, ve lo straconsiglio. 4,49 è praticamente un furto ed è un Metroidvania in stile 8-bit che si rifà proprio ai capostipiti del genere, ovvero al primo Metroid, con delle ambientazioni che riprendono lo sci-fi un po' anche alla Alien, alla lontana, ma che diciamo dietro questa estetica volutamente retro comunque nasconde un gameplay molto attuale e un gioco per niente banale. Non ho ancora giocato il secondo capitolo, vedremo se in sconto. Comunque 4,49, se siete in cerca di un Metroidvania degno, io ve lo straconsiglio. Ho un po' più di difficoltà a consigliarvi a 20 euro la HD Remaster di Final Fantasy X e X-2. Non è un segreto che il 10 non sia uno dei miei capitoli preferiti, l'X2 è un po' una ciofeca, ma non sono io a dirlo, lo è riconosciuto da tutti quanti. Rispetto alle edizioni fisica si risparmia qualcosina e inoltre mi sembra che l'edizione fisica sia composta da dei download code, quindi insomma prendere il digitale non è che vi perdete chissà che, però insomma 20 euro sono sempre 20 euro. Io li investirei in Mario Rabbids Sparks of Hope, secondo capitolo della serie Mario Rabbids, però non in digitale, perché pur trattandosi del prezzo più basso di sempre, 25 euro, uno dice wow, super appetitoso, in realtà la versione fisica su Amazon al momento è prezzata a 19,90, meno di 20 euro. Tra l'altro è un'offerta che vi ho già segnalato da un po' di tempo sul canale Telegram delle offerte Poracce, quindi nel caso entrate anche lì se siete interessati alle edizioni fisiche dei giochi del momento. Scendendo un pochino giù, Final Fantasy 12, ecco, magari sul 12 io 20 euro ce li spenderei, prezzo più basso di sempre, stesso discorso, l'edizione digitale costa un pochino meno di quella fisica, però è un capitolo molto controverso, quindi informatevi un po' se vi piace l'impostazione un pochino più moderna, un pochino più action in tempo reale rispetto a quella canonica a turni per cui divenne famosa la serie, ma che ormai è diventata un ricordo lontanissimo. La collection di Bioshock ve la consiglio sempre, a 9,99 siete in continuazione, 9,99 li varrebbe anche solo il primo Bioshock, gli altri due giochi sono carini ma non raggiungono le vette del primo. Immortals Fenyx Rising, vabbè, sono anche stanco di consigliarvelo. Prezzo più basso di sempre per Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD. Allora, io ve lo consiglierei, 15 euro continua a essere un po' tantini, se non fosse che la versione fisica sta diventando parecchio rara, e sapevo che all'inizio questa versione aveva un po' di problemi a livello proprio di ottimizzazione, dovrebbero essere stati risolti in parte e diciamo l'esperienza generale dovrebbe essere un pochino più fluida, ma non vi so dire. Persona 5 Royal, prezzo più basso di sempre, 29,99, ci sta, però in realtà si trovava a un prezzo molto simile qualche tempo fa in sconto su Amazon, gioco che non ha bisogno di introduzioni, sembra un po' l'angolo JRPG questo praticamente. Nioh The World Ends With You, di nuovo, l'edizione fisica credo stia diventando rara, ma fino a poco tempo fa ve la tiravano appresso. Comunque, un grandissimo seguito di un grandissimo gioco che segnò un po' l'estetica dell'era Nintendo DS per quanto riguarda i JRPG. Ni No Kuni non ve lo consiglio a questo prezzo, perché a un certo punto lo vendevano a un euro. Basta consigliare Final Fantasy, e smetterò di consigliarvi anche Carrion, perché è un Metroidvania di cui vi parlo sempre, che parte da una premessa fighissima: siete il cattivo, perché siete un mostro, una creazione cappata da un laboratorio di scienziati, questo mostrone che è una sorta di blob violentissimo, e dovete scappare da questa facility uccidendo tutti i soldati e gli scienziati che si mettono nel vostro cammino. Un'esperienza breve, ma ve lo consiglio. Rayman Legends è un capolavoro di platform 2D, però insomma penso che ormai l'abbiate giocato tutti quanti. Tales of Vesperia è considerato come uno dei migliori Tales of di sempre, ma io non l'ho mai giocato. Abbiamo sempre tanti Final Fantasy, Ni No Kuni, praticamente abbiamo solo JRPG in sconto. Ecco, Star Ocean First Departure R, forse me lo prendo, perché prezzo più basso di sempre, in realtà va spesso in sconto, intorno agli 8 euro, però adesso siamo a 6,29 euro. E più che altro ne sono incuriosito perché del 2 ne stanno parlando bene tantissimi, e questo in realtà è un remake molto meno diciamo importante rispetto a quello che è stato fatto in HD 2D del secondo capitolo. Questo in realtà, se non sbaglio, è basato sulla versione PSP, ne migliora alcuni aspetti, però sostanzialmente il gioco base anche esteticamente e graficamente rimane quello. Però ne ho sempre sentito parlare un gran bene dei due Star Ocean,
se ci avessi il tempo, un JRPG me lo farei volentieri. Andiamo avanti, se cercate un qualcosa di super cazzone alla GTA avete il pacco completo di Saints Row 3, che non mi ricordo se è ottimizzato bene per Switch, però per 4 euro vi prendete il rischio di giocare a uno dei GTA clone più pazzerelli e assurdi di sempre. E Unpacking, ecco, Unpacking mi incuriosisce perché è un indie di cui ho sentito parlare sempre molto bene, dove sostanzialmente i livelli sono strutturati così: vi ritrovate in una stanza da arredare, dovete aprire uno scatolone e poi mettere tutti quanti gli oggetti contenuti all'interno di questo scatolone nei vari spazi della stanza senza lasciare nulla a terra. E un concept semplicissimo, è un puzzle game di cui però parlano tutti quanti bene, dicono sia un titolo stra rilassante e poi dalla trama incredibilmente non complessa però profonda. Però se devo dire la mia, 9,99 forse è il prezzo più basso di sempre, ma ancora un pochino troppo. Tactics Ogre Reborn, boh, io andrei di versione fisica perché molto spesso si trova a questo prezzo. Mentre i 12,49 per la Chronoa Fantasy Reverie Series, due giochi al prezzo di uno, potete anche evitare l'edizione fisica che tanto all'interno non contiene nulla. E fatemi un favore, giocate quantomeno al secondo Chronoa perché rimane un titolo bellissimo. L'ho giocato su Switch e mi è piaciuto parecchio. Death's Door, ve ne parlo sempre. Mi sembra di avervi già consigliato Eldest Souls, che è arrivato al prezzo più basso di sempre, 4,99, ed è un Souls-like sviluppato da un team italiano, di cui non ricordo assolutamente il nome. Sono i Fallen Flag Studios. Vedete come il gioco piano piano sta crollando sempre di più di prezzo. Sotto i 5 euro, boh, direi che è un acquisto obbligatorio se vi piacciono i Souls-like, e guardate che è una sorta di boss rush in pixel art con inquadratura, mi sembra, isometrica. Una cosa un po' particolare, però insomma, se vi piacciono i giochi brutali basati sul combattimento, con la stamina, insomma tutte le cose tipiche Souls-like, questo può fare al caso vostro. Abbiamo poi un grandissimo gestionale, ovvero Two Point Hospital Jumbo Edition. Per quelli che come me sono cresciuti con le produzioni Bullfrog, è un bel tuffo nel passato e tra l'altro un gioco divertente e che merita, anche se poi non viene relazionato alla stagione d'oro dei gestionali negli anni 90. Poi andando avanti, Curse of the Moon 2 è un bellissimo omaggio ai primi Castlevania, diciamo agli action adventure in 2D, che ne conserva l'estetica retro a 8 bit, non mi ricordo se 8 o 16 bit, forse 8 bit, però comunque lo modernizza in un gameplay molto figo con diversi personaggi giocabili, un titolo che ho apprezzato particolarmente, 6 euro ci sta. Mentre Ritual of the Night è un Metroidvania classico, però io l'ho trovato troppo dozzinale, non è che mi ha fatto impazzire. 12 euro, boh, magari uno ci può anche provare, tra l'altro fatto dal papà proprio di Symphony of the Night, di cui ora sbaglierò il nome, Igarashi. Nier Automata, una grandissima conversione, 23,99, grandissimo gioco, capolavoro di Yoko Taro, però guardate che fatevi un salto su Amazon perché molto spesso l'edizione fisica gira intorno a questo prezzo. Tunic è un capolavoro, ma veramente qua vi dovete prendere la bellissima Deluxe Edition. Romancing Saga, un altro JRPG di cui veramente siamo stravieni in questo periodo. Molto figo ritrovarsi i due Risk of Rain in sconto, però mi sembra che il 2, che è in 3D, non giri benissimo su Switch, mentre il primo, di cui però hanno appena fatto il remake, 2,49€, certo il prezzo è interessante. Se avessi ricevuto un Porosent ogni volta che vedo Okami HD a 9,99€, probabilmente adesso sarei molto più ricco, quindi non è un prezzo assolutamente fantasmagorico, però Okami è un grandissimo gioco se vi piacciono gli Zelda-like. Inscription, titolo fenomenale, parte come un deck builder ma in realtà è molto molto di più, atmosfera ultra creepy, ve lo straconsiglio, 9,99, capolavoro. Pagina 3, però adesso fermi tutti perché vi devo fare prima un'altra domanda: ma quanti di voi si spezza il cuore quando comprano il gioco del momento, lo scartano tutti emozionati e poi dentro si ritrovano il nulla più assoluto?
Beh, se anche voi, proprio come me, siete malati di collezionismo, non ce la fate a dire addio a manuali di istruzioni, alle mappe, alle scatole di cartone, beh, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games per riscoprire la gioia del collezionismo e trovare l'autoregalo perfetto per Natale. Come al solito, per me è un onore poter sponsorizzare una realtà del genere, fatta da appassionati per gli appassionati. Il catalogo di Otoji Retro Games è in continuo aggiornamento, i prezzi sono super competitivi e potete trovarci di tutto. Dalle vecchie glorie Nintendo, compresa anche qualche cosetta esotica, fino ad arrivare a PSP e la prima Xbox, due piattaforme che si filano in pochissimi, ma che io adoro collezionare. E nel caso voleste liberarvi di qualche bel pezzo della vostra collezione, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate il link al sito in descrizione e mi raccomando, seguitelo anche sui social per rimanere aggiornati sui nuovi rientri. Grazie mille a Otoji Retro Games e viva il collezionismo! Abbiamo un po' di retro games, la Sega Genesis Classic Collection, se non volete dare i soldi all'espansione del pacchetto aggiuntivo dell'NSO, però comunque è un prezzo che si è già visto altre volte. Se vi posso dire la mia, dovete parlare l'inglese, ma Iconoclasts è uno dei più bei Metroidvania prettamente narrativi, o non, se non prettamente, ma che comunque incorporano una struttura narrativa molto importante all'interno della progressione di gioco, ma è un gioco pazzesco, tra l'altro fatto da una sola persona, prezzo più basso di sempre, ve lo straconsiglio anche perché mi sembra che l'unica edizione fisica esistente sia in realtà una cosa di Limited Run Games o qualcosa del genere, che viene a costare veramente un occhio della testa. Poi vediamo cos'altro c'è di interessante. Two Point Campus, più o meno vale lo stesso discorso che abbiamo fatto prima per Hospital. Yooka-Laylee, vabbè, sì, è un bel platform in 3D, però se dovete scegliere andate a prendervi il secondo capitolo, che in realtà è un platform 2D ispirato a Donkey Kong Country, bellissimo. Into the Breach, un capolavoro indie. Cos'altro abbiamo? Night in the Woods, vabbè, questo lo devo dire sempre, è stata una delle mie prime recensioni su questo canale, però mi sembra che anche in questo caso dovete parlare inglese, sì, si tratta di un'avventura grafica, mentre Diofield Chronicle lo trovate a questo prezzo, mi sembra, in edizione fisica, e per come sono fatto io, secondo me c'è sempre da dare priorità all'edizione fisica. Qui abbiamo dei prezzi bassi, ma che si sono già visti in precedenza. Attenzione che la Mega Man Battle Network Legacy Collection inizia a essere a un prezzo abbastanza abbordabile, $29.99. Questo qua dovrebbe comprendere, se non sbaglio, tutti e due i capitoli, cioè tutte e due le collection che compongono la Legacy Collection. E infatti questo prodotto è un bundle che include Mega Man Battle Network Legacy Collection volume 1 e volume 2. Praticamente avete tutta la serie dei giochi apparsi su GBA. Non solo questo, ma anche tutte le varie versioni, perché era un po', faceva un po' il verso a Pokémon, dove ogni Battle Network aveva l'edizione colorata, diciamo, rosso e blu, eccetera, eccetera. Insomma, ogni generazione aveva più titoli al suo interno, dove però cambiavano proprio poche cose. Abbiamo il prezzo più basso di sempre per Crisis Core Reunion. Non so se me la sentirei di giocare su Switch, devo essere sincero, però è un grandissimo titolo. Non so più che altro come è uscita fuori la conversione, però questo qua era un gioco uscito originariamente su PSP che circa un annetto fa è stato pubblicato su tutte quante le console. $35.99 è ancora un prezzo leggermente troppo alto. Ikenfell o Ikenfell è un RPG in stile retro che mi ha sempre incuriosito e penso che siamo a un passo dal prezzo ideale per provare così un po' a scatola chiusa un gioco del genere. E combattimenti a turni, straclassici, e mi ha sempre dato un po' l'idea di riprendere un po' il filone di quelli che sono stati un po' gli Earthbound e JRPG del genere. Però anche in questo caso dovete sapere l'inglese per godervelo al meglio. Fatemi vedere quanto dura. 17-20 ore, sì, diciamo una struttura da JRPG completo in tutto e per tutto. Blank è una sorta di avventura dove si controllano in cooperativa questi due protagonisti. Tra l'altro penso si possa giocare soltanto in co-op, o forse no, si può giocare anche da soli. Vabbè, sono un cerbiatto e un cane nero e devono raggiungere il branco. Sto inventando proprio la trama al 100%, però vabbè, insomma, ci sono tutti enigmi ambientali che vanno risolti tramite la cooperazione di questi due animaletti. Gioco puccioso,
comunque è un indie, non aspettatevi chissà che production value dietro questo gioco, però insomma 7,49 no, ancora troppo. Indivisible ve lo consiglio sempre, ma è sempre a questo prezzo, quindi vabbè, facciamo finta di niente. Prezzo più basso di sempre per Pac-Man World, gioco che di cui io sono innamorato, però è un platform forse molto rudimentale che non è invecchiato nel migliore dei modi possibili. Cuphead è un capolavoro, però l'abbiamo già visto in sconto a questo prezzo. Brothers sta per ricevere un remake e comunque 2,99 è un prezzo che molto spesso viene offerto, quindi niente di che. Prezzo più basso di sempre per Broken Age, Broken Voice più che altro, e questa è una bellissima avventura grafica che non mi ricordo dove giocai, fatta da Double Fine, quindi studio capitanato da Tim Schafer, che adesso conosciamo soprattutto per gli Psychonauts, ma non dimentichiamoci che è uno dei nomi coinvolti nella realizzazione dei primi Monkey Island, quindi il ritorno al genere delle avventure grafiche ha perfettamente senso per Double Fine. Molto divertente, molto carina e come al solito molto caratterizzata da un'ironia proprio inconfondibile. Localizzata in italiano, quindi sì, va bene anche per tutti quelli che non parlano inglese. West of Dead è un twin stick shooter che mi ha sempre incuriosito perché è uno di quei prodotti carini, ma insomma un po' baghettoso, un po' così, un po' generico. Ed è un roguelike, ovviamente, come al solito. Certo che c'è pure la versione, non lo so, che magari comprende le espansioni a 4,19. Se no la versione base è a poco meno di 4 euro. Vabbè, a questo punto conviene prendere l'edizione bella, bella corposa. Il titolo viene scontato molto spesso, però è la prima volta che finisce sotto i 5 euro. Perché no? Sì, infatti comprende anche il DLC. Quindi, io mi sento di... non lo so, sono incuriosito. Ci devo pensare bene sopra. Potrebbe essere interessante. Se non fosse che forse sto aprendo un po' troppi roguelike in questo periodo. Prezzo più basso di sempre per il secondo Katamari Damacy. In questo caso è We Love Katamari Reroll più Royal Reverie. Non ho mai giocato questo, potrebbe essere interessante. Prezzo più basso di sempre per Hogwarts Legacy. 41 euro ancora, anzi 42 euro ancora troppo per una conversione che, magari se potete giocare solo su Switch a questo gioco, che vi devo dire, fatelo, ma che impallidisce completamente rispetto alle altre piattaforme. Quinta pagina, vediamo se c'è qualcosa di interessante tra i prezzi più bassi di sempre. Bel Metroidvania Fist, anche se purtroppo su Switch ha un problema che me l'ha fatto proprio faticare, ovvero i caricamenti sono lentissimi, mamma mia, che agonia, tra una zona e l'altra proprio impazzivo di noia nell'aspettare che terminassero i caricamenti. Chrono Cross, grandissimo JRPG che non esiste in edizione fisica in Europa e credo anche in America. Io ho comprato, pensate, sono così pazzerello che ho comprato la versione giapponese, grande titolo, però solo per veri nostalgici. E Valfaris ve l'ho già consigliato, ve lo riconsiglio perché è un bel action adventure in 2D. No, anzi, forse lo definirei un run and gun, figo. Se non sbaglio viene molto spesso scontato anche con Slain, che è il primo titolo creato da Stillmantis e Stage Clear Studios. Slain mi sa un po' una ciofeca, Valfaris è una figata proprio. Però anche questo ve l'ho consigliato più e più volte. Ah, abbiamo, vedete, anche Axiom Verge 2, leggermente ancora troppo, forse lo aspetterò sotto i 10 euro, anche perché ho sentito dire che rispetto al primo è un titolo meno brillante. Super Liminal è uno di quei giochi che avrei sempre voluto provare, viene descritto un po' il portal, però senza portali, ma con la prospettiva. Magari faccio vedere un po' di immagini di gameplay. Interessante, eh? Sotto i 10 euro, anzi sotto gli 8,99, perché no? Infatti è Matches Previous Low, si è già visto a questo prezzo, quindi forse non è questo il momento giusto. Se c'avete 2 euro da buttare comunque Gato Roboto, compratelo, perché è un Metroidvania che dura 3 ore, ma che proprio mi ha fatto impazzire nella sua semplicità. Tanta roba. Abbiamo il bundle di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, che mi sembra esistano soltanto in digitale, quindi non è che state rinunciando all'edizione fisica. Prezzo più basso di sempre per due JRPG che vi dureranno un centinaio di ore
a testa, 23,39. Avete praticamente risolto il problema di cosa giocare da qui fino a marzo-aprile sostanzialmente, quindi boh, se cercate un pozzo nero dove buttare il vostro tempo, questo vorrebbe essere il bundle perfetto. Under Hero, ah, Under Hero è interessante, 4,24. Questa sorta di... Oddio, una volta lo definirono come... una sorta di mix tra Paper Mario e... cos'altro era? Undertale? No, non mi ricordo. Però è una sorta... è un RPG platformer che inverte pure le premesse narrative, perché si parte dalla morte del protagonista quando è, diciamo, nello stage finale del gioco. Ed è appunto un mix tra un platformer e un gioco di ruolo. Non so, mi è sempre incuriosito. Devo dire che meno di 5 euro ci si potrebbe fare un pensierino sopra. Attenzione, Remodeled 2,99, prezzo più basso di sempre, meno 90% al posto di 30 euro. Però ho solo un dubbio, perché non mi ricordo su Switch i due Remodeled. Il primo è un gioco meritevole se vi piacciono gli horror in stile Clock Tower, e il secondo mi ricordo che aveva ricevuto delle recensioni molto negative, tra l'altro fatto da uno studio di sviluppo italiano. Tormented Fathers dovrebbe essere il primo in realtà, anche se il voto Metacritic così basso mi confonde un po'. No, ecco, però dovrebbe essere così, che il Broken Porcelain è il secondo, che è quello, insomma, non uscito fuori benissimo, e mentre questo Tormented Fathers dovrebbe essere quello meritevole di essere provato. Sapete, vi dico, se cercate un horror, 2,99, perché no, insomma, prendetevi questo rischio, ma soprattutto non prendetevela con me se poi vi fa cagare. Qui ci sono tanti giochi che non conosco, tutti che più o meno a prezzi già visti, se non Tide, Tasmanian Tiger HD, prezzo più basso di sempre, 9,79, ancora non pochissimo, però vi ricordo che su Amazon c'è stato un periodo in cui si poteva comprare a 2 lire la versione collector, che dove dentro c'era un boomerang che lo aprivi e diventava una penna USB. Skateboard ne ho sentito parlare malissimo, però 4,19, forse mezzo si potrebbe fare se cercate un Tony Hawk con i volatili. Chi è che non lo cerca, chi è che non desidera una cosa del genere? Prezzo più basso di sempre per Moon, l'anti-JRPG che vide la sua prima pubblicazione su PlayStation 1, un titolo molto particolare, un titolo anche magari non invecchiato benissimo secondo gli standard odierni, però anche un pezzo di storia molto molto importante. Dave the Diver lo sto giocando in questi giorni, rosico tantissimo che ne hanno abbassato il prezzo perché l'ho comprato full price, e è figo, lasciate perdere che non è un vero indie, ma in realtà è un fake indie, visto che dietro ci sta uno studio, un publisher gigantesco. Però è un bel mixing tra un roguelike sottomarino in 2D e poi un gestionale di un ristorante di sushi. Ci sono due meccaniche di gameplay principali: la prima, dove si esplorano i fondali marini, si porta avanti una trama, ma allo stesso tempo si pesca pesci e mostri marini, e poi la sera si rivende quello che si è pescato e si aiuta il cuoco a gestire questo ristorante di sushi che ha appena aperto e deve costruirsi una reputazione. Titolo che funziona molto bene in tutti e due i suoi aspetti e ve lo consiglio. A proposito, se cercate un horror, Signalis è uno dei miei giochi dell'anno scorso. 13,99 è un ottimo prezzo, però c'è anche una versione fisica molto figa su Amazon, non ricordo il prezzo, però mi sa che era intorno ai 30 euro. Quindi valutate un po' voi. Se vi piacciono gli action adventure un po' grindosi, perché in realtà questo qua è più che altro un action RPG, Nobody Saves the World, con la sua espansione a 11 euro, questa è interessante, è molto interessante. Tra l'altro è fatta dagli autori di Guacamelee, però questo qua non è un Metroidvania ma è un action RPG con visuale dall'alto, dove praticamente si impersona questo protagonista che non ha abilità. Però praticamente si possono sbloccare degli skill tree dove ogni ramificazione gli fa assumere una forma diversa con delle abilità diverse, e sono tutte fuori di testa. Si può diventare un pollo, si può diventare un amazzone, ci stanno veramente delle cose assurde, ed ognuna di queste poi trasformazioni su cui si possono investire dei punti esperienza ha delle abilità uniche molto divertenti. Un gioco fuori di testa, però è anche uno di quei giochi dove si grinda tantissimo, quindi vi deve piacere quel tipo di gameplay. Balan Wonderworld, prezzo più basso di sempre per un capolavoro, un
il ritorno di Yuji Naka, non guardate il Metacritic, non guardate. E, il titolo che ha messo in, ha rivoluzionato il mondo dei platform in 3D e che ha messo in crisi sua maestà Super Mario Odyssey. Ve lo consiglio, ma non penso che ci sia ancora qualcuno di voi che ancora non l'ha giocato. Quindi se siete tra questi, siete veramente dei poracci, recuperate immediatamente. Sonic Superstars, prezzo più basso di sempre, minchia, 41,99, comunque tantissimo. Tra l'altro penso che l'edizione fisica in questo momento più o meno sia allo stesso prezzo. Baba Is You, grandissimo puzzle game, però qui dovete sapere veramente l'inglese a tutti i costi. Cos'altro abbiamo? Boyfriend Dungeon, non so cosa sia. Life is Strange, purtroppo credo che su Switch non giri così bene. E poi abbiamo Android Unos 2, fighissimo, non so se vi ricordate, ma i ragazzi di Pixel Art mi mandarono la limited di questo gioco, che è un shoot 'em up vecchio stile, bidimensionale. Se vi piace il genere prendetelo, perché 3,99, tra l'altro è il seguito di un gioco che uscì su Dreamcast, tanta roba. Qui abbiamo ancora un po' di JRPG. Terrarhythm scende sempre di più, ma costa sempre un botto, però credo che per gli amanti della musica di Final Fantasy sia tipo un acquisto obbligatorio. Sempre le collection di Mega Man, che trovate questo mese sul PlayStation Plus, quindi fossi in voi risparmierei. E ci stiamo avvicinando alla fine, anche perché abbiamo il prezzo più basso di sempre di Trombone Champ, che è il ritorno schizzato di Wii Music, di cui però ne ho sentito parlare un gran bene, anche se mi sembra di capire che i controlli con i Joy-Con non è che funzionino proprio benissimo, ma in caso smentitemi nei commenti. 47,99 per la Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, ancora troppissimi per uno dei lavori più pigri che si siano mai visti negli ultimi anni. Vergogna, Konami, vergogna. E poi cosa abbiamo? Resident Evil 6, il gioco capolavoro dell'intera saga. Quello che vi avevo detto, il bundle con Balfaris e Slane. Snake Pass, il titolo che hanno comprato tutti quelli che hanno comprato la Switch nel 2017 e volevano giocare a qualcos'altro oltre che a Breath of the Wild. Octopath Traveler 2, non l'ho giocato, è un grande seguito, è un grande JRPG, ma credo che si trovi più o meno allo stesso prezzo anche in edizione fisica. Scappate a gambe levate dalla remaster di Alan Wake, che funziona uno schifo su Switch. Scappate anche da Chocobo GP, un clone di Mario Kart purtroppo tempestato di microtransazioni e pratiche scorrette, maledetta Square Enix. Chiudiamo su una nota positiva. Allora, vi direi di evitare Trek to Yomi, perché 9,99 è ancora un po' troppo per un gioco che ho trovato super deludente, anche se ha una regia molto interessante, ma a livello di gameplay proprio non funziona. Conoscete Silt? Silt potrebbe essere una cosa interessante, è un clone di Limbo ambientato nelle profondità marine, un gioco in bianco e nero dove dovete scappare da tutti questi mostri che cercheranno di uccidervi nel mentre esplorate l'abisso. E non lo so, sembra interessante. Non è certo un gioco che rivoluziona il mondo dei videogames, né uno che vi terrà impegnati per più di un tot, dura 3 ore. Vedete voi se vale la pena spendere 2 euro all'ora praticamente. E niente, però ecco, questo è uno di quei titoli che mi sconfinferano. Ecco, se avete amato Limbo e cercate qualcosa che possa più o meno avvicinarsi a quel tipo di estetica, a quel tipo di gameplay, Limbo anche Inside, beh, Silt insomma potrebbe essere un bel clonazzo. E questo, poracci, era più o meno tutto per oggi. Potremmo andare avanti all'infinito, ma insomma direi che più o meno le cose interessanti ce le siamo passate tutte quante in rassegna. Ma soprattutto adesso tocca a voi, perché mi dovete far sapere assolutamente se ci sono altri titoli che avete adocchiato, altre offerte che secondo voi vale la pena tenere in considerazione, e soprattutto se vi siete già dati alla pazza gioia e avete iniziato a shoppare approfittando di queste offerte di Natale. Direi che per oggi è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, ma magari prima di quanto vi aspettate. Nel frattempo comunque voi fate bravi, riposatevi dormendo sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro.
Io sono il Poro eShop, Michele Deku, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Ci concentri.